Sono 18.267 le persone positive al coronavirus in Svizzera, 432 quelle decedute. In Ticino sono 76 nuovi casi che portano a 2.271 le persone positive dal 25 febbraio. I dati comunicati oggi dallo Stato Maggiore Cantonale di Condotta e dall'Ufficio del Medico Cantonale registrano anche 9 nuovi decessi, per un totale di 141, mentre dall'inizio della pandemia sono state dimesse 263 persone, 34 nelle ultime 24 ore. Ieri le autorità cantonali hanno evidenziato una stabilizzazione dei dati, invitando a non abbassare la guardia, rinnovando l'invito a restare a casa. Oggi Lugano ha deciso di chiudere alcune aree pubbliche per limitare i contatti personali e ridurre il rischio di contagio da coronavirus. Non saranno percorribili anche numerose aree lago, spesso attraversate da molte persone con l'arrivo della bella stagione. Proprio questa motivazione ha spinto il sindaco Marco Borradori a vietarne l'accesso fino a nuovo avviso, troppo alto anche il rischio di assembramenti, mentre altre zone restano monitorate. La situazione del Ticino preoccupa anche la regione Lombardia, dove oggi si è riunita la Commissione Speciale Elvetica proprio per discutere dei 70.000 italiani che lavorano in Confederazione. Abbiamo affrontato tutte le questioni legate all'emergenza coronavirus e in particolare alla salute dei nostri frontalieri, spiega Angelo Orsenigo, consigliere regionale del PD e segretario della Commissione Speciale, che evidenzia come molti lavoratori continuino nell'attività con il rischio di contagio. Dobbiamo fare in modo che i nostri concittadini lavorino in sicurezza, spiega il rappresentante del PD, che ha toccato anche il tema delle merci che rischiano di rimanere in Italia perché ci sono seri problemi di sdoganamento. Durante l'incontro il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Raffaele Erba ha chiesto di rafforzare le interlocuzioni con Berna per capire se sono previsti e come intendono utilizzare gli ammortizzatori sociali per i frontalieri che non possono lavorare. La commissione si è conclusa con l'impegno a redigere un documento da discutere in consiglio regionale giovedì 16 aprile.